Buonasera a tutte e a tutti. Liebe Excellenz, Herr Botschafter Luigi Mattiolo, liebe Marta Cartabia, lieber Andreas Voskuhle, lieber Alessandro Merli, liebes virtuelles Publikum. Ein herzliches Willkommen im italienischen Kulturinstitut Berlin. Es ist für uns eine besondere Ehre, heute Abend zwei emeritierte Präsidenten jeweils des italienischen und des deutschen Verfassungsgerichts als Gäste begrüßen zu können. Sehr herzlich bedanke ich mich bei Frau Professor Dr. Marta Cartabia und bei Herrn Professor Dr. Andreas Voskuhle für ihre wertvolle und rasche Zusage. Ebenfalls bedanke ich mich bei Herrn Dr. Alessandro Merli, der das Gespräch zwischen den emeritierten Präsidenten moderieren wird. Das Thema unseres Treffens ist als Frage formuliert: Ein europäischer Konstitutionalismus? Proseguo in italiano, come nostra consuetudine, e dico subito che a introdurci a questa domanda essenziale per il nostro futuro di cittadini europei è Sua Eccellenza l'ambasciatore Luigi Mattiolo, che pure ci onora della sua presenza e a cui porgo subito la parola. Grazie e buonasera a tutti. Sono molto lieto di partecipare a questo incontro virtuale tra i presidenti emeriti delle Corti Costituzionali italiana, la professoressa Marta Cartabia, e tedesca, il professor Andreas Voskuhle, che saluto. Saluto anche il dottor Alessandro Merli, che modererà questo nostro incontro, e naturalmente la professoressa Maria Carolina Foi, il direttore del nostro Istituto di Cultura a Berlino. In un'Europa che è scossa da quasi un anno da una pandemia che ha imposto di limitare fortemente i diritti fondamentali dei cittadini, e per molti di essi questo accade per la prima volta nella loro vita, dopo decenni in cui abbiamo tutti goduto di una libertà di circolazione pressoché illimitata nel nostro continente, una riflessione sul costituzionalismo europeo e quindi anche sui diritti fondamentali scritti nelle nostre Costituzioni e su quello che chiamiamo l'acquis communautaire dell'Unione Europea appare sicuramente più che opportuna. Infatti, la pandemia ha finito per porre il diritto costituzionale in Europa al centro di un dibattito molto serrato sull'equilibrio tra i diritti dei singoli e la tutela della collettività. In questo anno pandemico abbiamo tutti riscoperto il valore della libertà di circolare e di soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, a parte le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza, come ben ricorda l'articolo 16 della nostra Costituzione italiana, che si rispecchia nell'articolo 11 di quella tedesca. Il dibattito sulla corretta estensione, ovvero sulla limitazione dei diritti alla privacy, della libertà di circolazione, dei diritti di manifestazione e di culto, solo per citare alcuni dei diritti in questione, è ormai entrata nel quotidiano di ciascuno, è uscita dalle aule dell'università, è uscita dalle corti di giustizia ed è entrata nel dibattito sociale, diventando un terreno di confronto a livello sia individuale che collettivo, sia sociale che politico. La pandemia interpella innanzitutto gli esecutivi, i governi. Esige da loro atti di straordinaria urgenza e necessità e chiama i legislatori ad assolvere le proprie funzioni di controllo e di legittimazione delle misure adottate in situazioni di emergenza, in un continuo sforzo per assicurare, da un lato, la tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo, ma anche l'interesse della collettività, come sancisce l'articolo 32 della nostra Costituzione. Il dibattito sui diritti fondamentali attuali coinvolge anche, con un ruolo di primissimo piano, le corti costituzionali nazionali e la Corte europea di giustizia, che già da tempo si impegnano in un dialogo complesso perché sono parti integranti di un sistema aperto che è ricco di interazioni verticali e orizzontali. Come ha avuto modo di ricordare il giudice costituzionale spagnolo Pedro Cruz Villalón qualche anno fa,
Il rapporto fra le corti costituzionali europee può essere descritto come il famoso dilemma del porco spino, quello di cui parlavano anche Schopenhauer e Freud, quello di un animale che nel periodo invernale cerca di combattere il freddo avvicinandosi ai simili, però rischia di ferirsi con le spine altrui. E questa insita spinosità delle corti costituzionali, voluta in tutte le carte fondamentali a tutela del nocciolo duro dei diritti, si scontra con la ricerca di un giusto equilibrio tra cooperazione e isolamento, distanza gerarchica, ma anche contributo alla giurisprudenza europea. Di questo complesso lavorio abbiamo avuto molte prove, una recentemente proprio qui in Germania, in occasione della sentenza della Corte federale di giustizia del 5 maggio dello scorso anno sul cosiddetto Public Sector Purchase Program della Banca Centrale Europea. Lascio ovviamente agli esperti di entrare nel merito del giudizio del caso Weiss, che si inserisce peraltro in una lunga tradizione della Corte federale di giustizia. Quello che trovo particolarmente interessante per il dibattito di questa sera è il significato di tale sentenza per il dialogo tra le corti costituzionali europee nell'Unione Europea della fase in cui ci troviamo, che è post-Brexit e speriamo presto anche del tutto post-pandemica. Nell'Europa post-Brexit, che oggi iniziamo a intravedere, l'equilibrio di potere fra gli Stati membri subisce un cambiamento progressivo e ciò vale in particolar modo per il ruolo della Germania, ma in una maniera diversa anche per quello dell'Italia e della stessa Francia. Nell'Europa post-pandemica, che spero sia la fase che ci attende, registreremo inevitabilmente divergenze e asimmetrie economiche che impatteranno inevitabilmente anch'esse sui rapporti politici e i rapporti di forza all'interno dell'Unione. È evidente che questi che descrivo sono innanzitutto fenomeni non immediatamente riconducibili alla sfera giurisdizionale, ma che non saranno privi di riflessi anche in quell'ambito. Non è per caso che proprio in questo momento di nuovo dinamismo della Corte Costituzionale tedesca e di contestuale maggior peso della Germania nel club dei 27, ci si interroghi da parte di alcuni sull'eventualità che la Germania assuma sul piano giurisdizionale un ruolo egemonico o quasi egemonico. Si è in fondo riacceso un dibattito di lunghissimo corso sul rapporto fra le corti costituzionali nazionali e la Corte Europea di Giustizia, sul ruolo e soprattutto sul peso, sulla capacità di influenza delle rispettive tradizioni giuridiche nazionali e sui limiti dell'autorità interpretativa delle corti nazionali. La diversità di opinioni su quale debba o non debba essere il ruolo della Germania e della sua giurisprudenza nell'Unione Europea è notevole e alimenta un dibattito che dura da mesi. A questo dibattito hanno preso parte importanti giuristi italiani e tedeschi che hanno esplorato per l'appunto questa vocazione anti-egemonica, viceversa, del progetto europeo, che è un progetto non ancora finito per antonomasia, per definizione. Ma a prescindere o meno da questo bisogno, se mai vi fosse, di avere un egemone riluttante o un vicario, o quantomeno dei paesi capaci di esercitare una leadership di autorevolezza all'interno dell'UE, nell'Unione a 27 Germania e Italia saranno chiamate a collaborare e a contaminarsi ancor più che in passato, e certamente questo avrà dei riflessi anche sul piano giurisdizionale. Se la Brexit infatti accresce il ruolo dell'Italia e della Germania quale contribuenti netti al bilancio dell'Unione, la gestione della pandemia ha dimostrato, penso a tutti noi, i benefici della sussidiarietà e dell'integrazione in sé, ma anche i limiti di approcci locali e nazionali, e penso in questo momento ai rischi di competizione che si stanno rivelando sul fronte dell'acquisizione dei vaccini o a talune reazioni immediate, ma per fortuna anche brevi, di chiusura e di blocco alle frontiere delle forniture medicali che abbiamo sperimentato nelle prime settimane della pandemia lo scorso anno. La mia prospettiva non è ovviamente quella di un giurista, è piuttosto quella di un practitioner degli affari dell'Unione Europea, ma per me è evidente come alla vigilia di questa nuova fase, sia politica che giurisprudenziale, ci troviamo ancora in pieno svolgimento di un processo di integrazione. Al centro di questo processo,
ovvero in piena costruzione di quella unione più stretta che i trattati invocano. Negli anni lungo questo percorso, le Corti nazionali e la Corte europea di giustizia hanno contribuito in maniera sostanziale all'elaborazione di una sorta di coinè giuridica europea e sono andati molto al di là e giustamente del mero ruolo di bouche della loi. Questo prezioso contributo delle corti, che non è privo, come dicevo, di qualche spigolosità, sollecita incessantemente chi è impegnato nella politica europea e chi opera all'interno delle istituzioni comunitarie a perseguire la costruzione di un'unione sempre più coesa. Gli interrogativi sollevati da alcune sentenze delle Corti nazionali e anche della stessa Corte di giustizia dell'UE spesso rappresentano per i nostri parlamenti e per i nostri governi delle sfide molto complesse, come abbiamo visto anche di recente, ma restano una componente essenziale di quell'architettura di checks and balances che è iscritta nella migliore tradizione europea. Di fronte alle fragilità dell'Europa che sono state rivelate dalla pandemia e dalle tremende ripercussioni sociali, economiche e politiche del Covid-19, vorrei ricordare le parole che ha pronunciato la giovane poetessa Amanda Gorman pochi giorni fa in un contesto completamente diverso, quello dell'inaugurazione dell'amministrazione Biden, ma sono parole che suonano forse anche per noi incoraggianti e un po' familiari, anche da questa parte dell'Atlantico, quando parlando degli Stati Uniti ha detto «a union that is broken, but simply unfinished», che è un po' anche il caso dell'Europa. Vorrei chiudere con queste parole che spero siano incoraggianti. Auguro a tutti voi di poter ispirare dei percorsi di costruzione di una unità nella diversità delle nostre tradizioni costituzionali e nazionali che rappresentano una delle migliori ricchezze dell'Unione. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Grazie a Sua Eccellenza l'Ambasciatore Luigi Mattiolo per questa sua introduzione. Io mi limito a presentare i nostri ospiti nel ruolo che a oggi ricoprono. Attualmente Marta Cartabia è professoressa ordinaria di diritto costituzionale presso la Università Bocconi di Milano, mentre Andrea Voskuhle è professore ordinario di diritto costituzionale presso la Albrecht-Ludwigs-Universität di Friburgo in Bresgovia. Il delicato compito di introdurre e condurre il loro dialogo spetta al dottor Alessandro Merli, Associate Fellow della Johns Hopkins University. Grazie professore Saffoni, ringrazio gli organizzatori per avermi invitato, anzitutto l'Istituto Italiano di Cultura di Berlino e la rivista Il Mulino e naturalmente l'ambasciata e l'ambasciatore, la professoressa Poi, ha già dato le istruzioni per l'uso. Devo precisare fin dall'inizio che non sono un giurista, nonostante un'antica laurea in giurisprudenza, e quindi sono un po' in imbarazzo a moderare due presidenti emeriti di corte costituzionale e seguire a una persona come l'ambasciatore Mattiolo con una così vasta esperienza di affari europei. Quindi comincerò dicendo, come si dice sempre in questi casi, che i due ospiti non hanno bisogno di presentazione, cosa che tutti i moderatori fanno, e poi leggono dei chilometrici curriculum vitae delle persone che sono invitate a parlare. Quindi io dirò semplicemente che la professoressa Cartabia è stata giudice costituzionale dal 2011 ed è stata presidente, la prima donna presidente della Corte Costituzionale Italiana tra il dicembre del 2019 e il settembre del 2020, e il professor Voskuhle è stato giudice costituzionale e vicepresidente della Corte Costituzionale Tedesca dal 2008 e presidente, il suo presidente, dal marzo del 2010 al giugno del 2020. Vorrei cominciare ricordando un episodio, un incontro che si potrebbe definire storico, se non fosse questa parola sempre molto abusata, ma comunque molto significativo, che c'è stato fra i giudici delle due corti nel 2019, proprio a Karlsruhe, nella sede della Corte Costituzionale Tedesca. Se non sbaglio, allora la professoressa Cartabia era vicepresidente
della Corte Costituzionale italiana. È stato un incontro, dice chi vi ha partecipato, che è stato molto interessante. Uno dei temi all'ordine del giorno, se non sbaglio, erano tre i temi principali in agenda, era quello della comunicazione da parte delle Corti Costituzionali, perché la trasparenza e la necessità di comunicare sono diventati degli elementi fondamentali per la conoscenza delle istituzioni, ma anche in un certo senso per la loro legittimazione. E questo vale non solo per le istituzioni giuridiche, basti pensare a un'istituzione che conosco forse meglio, che è la Banca Centrale, non solo quella europea, ma anche quelle nazionali. Comunicare è diventato quasi un dovere, comunque uno strumento importante per questo tipo di istituzioni che di solito definiamo tecniche. Il fatto stesso che i due presidenti emeriti della Corte Costituzionale tedesca e della Corte Costituzionale italiana siano qui oggi, credo che sia un riconoscimento dell'importanza appunto di comunicare. E vorrei cominciare dalla professoressa Cartabia chiedendole appunto dello sforzo che è stato fatto in Italia, perché in fondo questo ha ricevuto, se non sbaglio, un impulso molto importante durante o sotto la sua presidenza della Corte. Professoressa Cartabia. Ringrazio innanzitutto anch'io gli organizzatori, l'ambasciatore, il dottor Merli e il caro amico Andrea Foscule, col quale abbiamo condiviso sia pure in vesti diverse tutto il periodo del nostro mandato, con tante occasioni di confronto e di frequentazione. È veramente un piacere potersi ritrovare sia pure in queste modalità forzatamente un po' distanti. Sì, la comunicazione è stata al centro dell'attenzione della mia presidenza, ma anche di chi mi ha preceduto. Negli ultimi anni la Corte Costituzionale ha avvertito la necessità di farsi conoscere di più dai cittadini, di farsi comprendere, direi, di più nelle sue decisioni, un po' perché c'è una richiesta da parte della popolazione di trasparenza, di comprensione di ciò che viene deciso e di come viene deciso. E questo credo sia una richiesta più che legittima. Le corti costituzionali assumono decisioni che incidono profondamente su moltissimi aspetti della vita della gente ed è giusto che si sappia il come, il che cosa e il perché si decide. E c'è anche un tema, a mio parere, molto importante costruzione e cura della fiducia tra la popolazione e le istituzioni che non può mai essere dato per scontato, che a mio parere fa parte dei doveri delle corti e di tutte le istituzioni pubbliche, ma anche delle corti. Dove vorrei precisare che fiducia non significa andare alla ricerca del consenso, fiducia si può nutrire anche nei confronti di chi sta assumendo una decisione scomoda o che chiede sacrifici, ma è un aspetto da curare e di cui la conoscibilità, la trasparenza e la comprensione è un elemento fondamentale, direi un mattone senza il quale altri passi non possono essere compiuti. Ma per i giudici, a mio parere, c'è una ragione in più ed è cogente, cioè le attività giurisdizionali e anche quelle delle corti costituzionali richiedono, per principio costituzionale condiviso in tutto il mondo, un obbligo di motivazione. Le corti decidono e devono rendere ragione del perché si è presa una certa decisione. Ora, la motivazione a chi è rivolta? Io mi sono spesso posta questa domanda. A chi deve spiegare le ragioni, gli argomenti che sostengono una certa decisione, un giudice, una corte costituzionale? E mi sono anche chiesta, ma a chi pensiamo noi giudici costituzionali quando scriviamo le motivazioni di una sentenza? Allora, certamente c'è un uditorio tecnico, ci sono gli avvocati delle parti del giudizio, ci sono gli altri giudici che dovranno prendere in considerazione la sentenza come precedente che poi diventa importante per casi futuri.
Ci sono le altre istituzioni, il legislatore, a cui spesso le corti costituzionali chiedono di dare seguito a certe decisioni. Quindi si giustifica un linguaggio tecnico che è quello che normalmente si legge nei testi delle sentenze. Ma la mia domanda, ed è una domanda che spesso mi sono posta, è stata anche spesso questa. Queste decisioni sono prese nel nome del popolo italiano. Come fa il popolo italiano a comprendere, a districarsi in argomenti lunghi, in percorsi giuridici che hanno necessariamente una specificità di linguaggio, di riferimenti a un universo che solo gli iniziati al mondo del diritto comprendono? Questa è una ragione non secondaria per la quale la Corte Costituzionale, in realtà italiana, da sempre ha avuto per esempio un ufficio stampa, ma è vero che negli anni più recenti ha fatto uno sforzo ulteriore, per esempio robustendo questo ufficio stampa con una giornalista bravissima che ci sta aiutando nei comunicati stampa, utilizzando tutti i media, i podcast, sia per far conoscere l'istituzione e come funziona. Abbiamo usato la televisione, abbiamo usato la radio, abbiamo usato le interviste, sia per far conoscere i contenuti delle principali decisioni, quelle più importanti. A me aveva molto colpito, per esempio, che in un'esperienza diversa, Brenda Hale, quando ha dovuto prendere una decisione, presiedeva quando è stata presa una decisione importante su Brexit, che sottolineava il ruolo del Parlamento in quel processo decisionale, ha annunciato di persona al Presidente il contenuto di quella decisione, perché è giusto che una cosa che riguarda in modo così incisivo tutto il popolo inglese e anche le altre popolazioni interessate di riflesso capiscano dalle parole dei protagonisti stessi quali sono state le ragioni e qual è il contenuto esatto della decisione. Ecco, io credo che questo debba essere un'attenzione da mantenere, far conoscere l'istituzione in quanto tale e, diciamo così, prendendo a prestito una tradizione che è un'espressione molto usata nel linguaggio francese, les grandes décisions, le decisioni importanti, soprattutto non ogni singola minuta decisione può richiedere questo impiego mediatico, ma le grandi decisioni debbono essere ben conosciute. Aggiungo un ultimo dettaglio: le corti non parlano solo all'interno del loro ordinamento nazionale, parlano anche a un uditorio internazionale, parlano anche ad altre corti, parlano anche a un pubblico più vasto, ed è per questo che la nostra Corte negli anni più recenti ha fatto un grosso sforzo di traduzione delle decisioni fondamentali, anche lì selezionandole, ma tutte quelle che possono avere un significato o un'importanza per un uditorio ulteriore, e facendo dei comunicati stampa tempestivi anche su questi, perché appunto le corti parlano a tanti soggetti diversi e devono mantenere una tonalità giusta con ciascuno di essi. Grazie professoressa, mi ricollego alle ultime cose che lei ha detto per porre la stessa domanda al professor Voskuhle, perché in fondo, se vogliamo, a un certo punto la audience della Corte Costituzionale tedesca ha superato i confini della Germania ed è diventata forse quella dell'intera Unione Europea, o comunque almeno quella dell'intera area euro su alcune decisioni recenti. Certo, la Corte Costituzionale tedesca parte forse un po' avvantaggiata rispetto a quella italiana in questo compito, nel senso che da un lato c'è la maggiore immediatezza del fatto che in Germania è possibile il ricorso diretto dei cittadini alla Corte Costituzionale, dall'altro c'è quella vecchia battuta di Jacques Delors sulla Bundesbank, che forse non tutti i tedeschi credono in Dio, ma tutti credono nella Bundesbank. Io credo che si possa adattare abbastanza bene, avendo vissuto parecchi anni in Germania, anche alla Corte Costituzionale. C'è un rispetto e una conoscenza della Corte che probabilmente non è molto comune in altri paesi. Ecco, professor Voskuhle. Ja, vielen Dank, Herr Merli. Zunächst einmal noch ein Grüß Gott in die Runde. Ganz herzlichen Dank
für die Einladung an Frau Professorin Feu, an den Botschafter für seine sehr nahegehenden Worte und natürlich an meine liebe Freundin Marta Katavia, mit der ich schon sehr viel sprechen konnte und wir haben viel voneinander gelernt. Ich kann das, was Marta Katavia gesagt hat, nur aus vollem Herzen unterstreichen. Als ich anfing vor 12 Jahren beim Bundesverfassungsgericht, war ich noch der Meinung, ein Gericht spricht durch seine Urteile und nicht über seine Urteile. Aber relativ bald war mir klar, dass ein Gericht die Deutungshoheit über seine Entscheidung behalten muss und dass wir vor allen Dingen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite unsere Entscheidung und unsere Arbeitsweise erklären müssen, dass wir aber auch unseren europäischen Freunden, also den Verfassungsgerichten in Europa, aber auch darüber hinaus und natürlich den europäischen Institutionen erklären müssen, was wir tun und warum wir es tun und dass wir lernen müssen, sie zu verstehen. Und das war von dieser Erkenntnis her dann auch eine meiner zentralen Aufgaben, diese Kommunikation zu befördern. Und das hat eben diese vertikale Komponente, dass man mit dem Straßburger und dem Luxemburger Gericht eng zusammenarbeitet und sich unterhält über auch Friktionen, Konflikte, unterschiedliche Sichtweisen. Und mehr hat es aber auch eine horizontale Komponente, dass die Verfassungsgerichte untereinander die nationalen sehr, sehr viel diskutieren und dass mittlerweile auch viele Entscheidungen sehr wahrgenommen worden sind. Also zum Beispiel die Tarrico-Entscheidung der Korte ist eine Meilenstein-Entscheidung im Umgang mit Konflikten mit dem EuGH, sehr vorbildhaft von vielen kopiert. Es gibt Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die viel zitiert werden, dogmatische Figuren, die wir voneinander gelernt haben. Und deshalb glaube ich, brauchen wir auch ein System, das diese Komplexität, die damit verbunden ist, verarbeiten kann. Deshalb finde ich es immer sehr treffend, wenn wir von einem Gerichtsverbund sprechen und wenn wir ihn mit der Metapher eines Mobiles versuchen einzufangen und nicht mit der Metapher einer Hierarchie, wo irgendjemand an einem höchsten Punkt sitzt und allen anderen sagt, was er zu tun hat, sondern wir sind ein sehr komplexes System aus unterschiedlichen Akteuren, die sich gut kennen müssen, die sich gegenseitig respektieren und die dann versuchen müssen, in Europa die Spannung aus Vielfalt und Einheit zusammenzubringen. Das heißt, aus unterschiedlichen Verfassungstraditionen schöpfen, die auch teilweise pflegen, die sind Teil der Identität der Mitgliedstaaten und gleichzeitig aber dazu beizutragen, dass wir ein gemeineuropäisches Verfassungsrecht entwickeln und dass wir zusammenarbeiten und dass wir zusammen eben auch stärker sind. Das ist nicht immer einfach. Und manches versteht man auch nicht, was in einem anderen Land passiert oder was eine Institution tut. Aber ich habe den Eindruck, und vielleicht sieht Marta Katavi das ähnlich, dass wir in den letzten 10 Jahren hier einen ganz enormen Schritt gemacht haben und dass wir uns heute sehr viel besser kennen als vielleicht noch vor 10 Jahren und dass wir auch noch viel enger miteinander verbunden sind. Das hat auch etwas damit zu tun, dass der EuGH noch stärker in die Rolle eines echten Verfassungsgerichts gewachsen ist. Dort werden jetzt auch Grundrechtsfragen entschieden. Das muss abgestimmt werden mit dem Straßburger Gericht, mit den nationalen Verfassungsgerichten. Und insofern glaube ich, wird diese Aufgabe ganz zentral bleiben. Und Sie haben es, lieber Herr Merli, angesprochen, das Bundesverfassungsgericht hat eine starke Stellung, aber das ist auch eine große Verantwortung. Und wir müssen deshalb ganz besonders darauf achten, dass das, was wir entscheiden, verstanden wird. Und der Herr Botschafter hat ja schon die Entscheidung vom 5. Mai zum PSPP-Programm genannt. Eine Entscheidung, die nicht sofort jeder verstanden hat und über die wir sprechen müssen und die wir versuchen müssen, gut zu kommunizieren. Ich selbst habe mich sogar mal den Fragen der Bürgerinnen und Bürger in einer Live-Sendung im ersten deutschen Fernsehen gestellt, was vorher noch kein Präsident gemacht hatte und was aber von den Reaktionen her den Bürgern sehr viel Vertrauen gegeben hat, weil sie dort
direkt den Präsidenten fragen konnte, wie er eine Entscheidung sieht, wie etwas zustande kommt. Und man konnte dem nicht ausweichen. Und ich hatte den Eindruck, dass das auch ein Moment war, der eben dieses Vertrauen begründet, was Frau Katabia beschworen hat. Uns muss klar sein, bei jeder Entscheidung gibt es Verlierer und Gewinner. Es gibt immer Kritiker einer Entscheidung, es gibt Leute, die die Entscheidung gut finden. Das ist bei jedem Verfassungsgericht so. Das Vertrauen geht also nicht in die konkrete Entscheidung, sondern das Vertrauen geht in die Integrität und die Arbeitsweise des Gerichts. Und dieses Vertrauen kann man nur über Kommunikation herstellen. Grazie, Professor Voscule. Poi ha già anticipato alcuni temi, di cui ha parlato anche l'ambasciatore Mattiolo, su cui vogliamo tornare, cioè quello del rapporto fra le corti e anche la tematica di queste sentenze, chiamiamole europee, della Corte Costituzionale tedesca. Vi chiederei però prima, a completamento di questa nostra introduzione, una battuta su un altro tema, che è quello della leadership, cioè la leadership che è la leadership dell'istituzione, come abbiamo visto, ma anche la leadership dei rispettivi presidenti. Io credo che se fosse stato chiesto a un consulente, c'è una questione di immagine anche della Corte, no? Se fosse stato chiesto a un consulente di marketing di inventarsi qualcosa per rendere riconoscibile la Corte Costituzionale tedesca, non avrebbe potuto inventarsi niente di meglio delle toghe rosse, perché immediatamente il pubblico sa che ha a che fare con queste, personaggi che indossano questa toga rossa, e anche questo fatto che la Corte Costituzionale tedesca ha per un periodo molto lungo, 12 anni, lo stesso presidente, che quindi volente o nolente diventa un po' il volto della Corte. In Italia abbiamo invece questa, chiamiamola, rotazione accelerata dei presidenti, tanto che chiedendo persino a degli addetti ai lavori chi è il presidente attuale o quello di pochi mesi fa, ce n'è qualcuno che si distingue, ma a volte sembra un po' una girandola. Chiedo prima alla professoressa Cartabia un commento, così una battuta più che altro su questo, tema. Insomma, vi confrontate voi con la necessità di intervenire o di agire a volte nell'arco di pochissimi mesi, mentre dall'altra parte ci sono forse 12 anni per operare, è un respiro diverso, evidentemente. Ma sì, certo, le date che lei ha pronunciato sono significative. Il professor Voscule era presidente dal 2010 per 10 anni e io per 10 mesi, quindi è un dato che salta agli occhi e che spesso, di cui spesso si chiede ragione. Siamo due corti che appartengono alla stessa famiglia delle corti kelseniane, diciamo così, le corti europee. Come in tutte le buone famiglie, i figli però sono diversi uno dall'altro, e la Corte italiana, secondo me, ha 3 elementi che la distinguono da altre corti omologhe, in particolare da quella tedesca. Un punto è: non ha ricorso diretto, lei lo ha già sottolineato, dottor Merli, l'importanza del Verfassungsbeschwerde anche per l'immediatezza del rapporto tra cittadini e istituzioni, non abbiamo le opinioni dissenzienti, e poi c'è questa cosa della presidenza, su cui vorrei dire 2 parole. Allora, la Costituzione parla di un presidente, intanto è eletto dall'interno, non è nominato dall'esterno. Eletto dall'interno, un presidente che rimane in carica un triennio. Quindi la Costituzione prevede questo arco temporale e sarebbe rieleggibile, quindi si prevede anche la possibilità che duri di più. Però dice anche fermi i termini del mandato, per cui alla fine del mandato, anche se non è finito il triennio, il presidente se ne deve andare. A un certo punto, non è sempre stato così, è subentrata questa prassi di conferire il ruolo di presidente al giudice più anziano in carica per l'ultimo scorcio del suo mandato, e quello dipende da tanti fattori. A volte lo scorcio dura qualche anno, un paio d'anni, altre volte, come è stato nel presidente, non quello in carica adesso, ma subito dopo di me, c'è stato un presidente per 3 mesi. E questa è una prassi
che la Corte italiana ha mutuato dalla magistratura ordinaria. Questo accade nella magistratura ordinaria, che il presidente ha questo tipo di nomina, si sceglie il più anziano. E la ragione che viene portata, c'è stato un dibattito in Italia negli scorsi mesi su questo, c'è periodicamente, la ragione che si adduce è perché esalta la collegialità. Una corte dove non ci sono opinioni dissenzienti, dove non devono emergere le personalità singole, è meglio servita da questo criterio della rotazione. Non so, io penso che la Corte Costituzionale italiana ci guadagnerebbe sotto molti profili, invece, se avesse una maggiore stabilità nelle sue presidenze. Personalmente la mia presidenza è stata tra quelle medie, brevi, non è stata una presidenza lunghissima, ma si sono potute fare tante cose, abbiamo cambiato le regole processuali, poi le altre cose che ha lei sottolineato, anche perché c'era una grande sintonia con i presidenti precedenti che mi avevano coinvolto da molto tempo come vicepresidente, ero già vicepresidente da 5 anni. Ma penso che la Corte italiana dovrebbe fare una riflessione nell'ambito delle regole vigenti, perché ci vuole del tempo, appunto, anche per essere riconoscibili all'esterno, per essere una voce pubblica, e anche perché questi continui cambiamenti credo che qualche disfunzione all'interno la provochino. Bisogna ricominciare da capo, ci sono questa preoccupazione delle elezioni del presidente che aleggia sempre anche nei lavori della Corte, perché non c'è automatismo, spesso bisogna scegliere. Quando sono stata eletta io c'era una persona pari anzianità, quindi la Corte ha dovuto scegliere o me o lui. Tra qualche tempo ci saranno 3 giudici che sono entrati contemporaneamente, bisognerà sceglierne uno dei 3, quindi penso che sia un punto su cui la Corte potrebbe rafforzarsi, ripensando un po' a tornare allo spirito della norma costituzionale che ho letto. Professor Voscule, lei sente, essendo stato 10 anni alla presidenza di, naturalmente la Corte Costituzionale tedesca è a sua volta un organo collegiale, ma lei sente di avere in qualche modo dato un'impronta, ho potuto dare un'impronta avendo presieduto la Corte per un periodo così lungo? Das kann man selbst natürlich nicht so genau sagen. Wenn Sie 10 Jahre sich um das Gericht kümmern und das Gericht nach außen hin vertreten, dann prägen Sie das Gericht auch und gleichzeitig prägt das Gericht aber auch Sie selbst. Also es ist ein Geben und Nehmen und es sind sehr viele Veränderungen vorgenommen in der Zeit. Wir haben das Gericht umgebaut, wir haben uns ethische Grundlagen gegeben, wir haben verschiedene Neuerungen vorgenommen, wir haben Institutionen ausgebaut. Sicher hatte ich da als Präsident auch eine wichtige Rolle und habe viele Dinge initiiert, aber es bleibt ein Kollegialorgan. Der Präsident hat auch im Bundesverfassungsgericht nur eine Stimme. Er hat dann, wenn es etwa 4-4 steht, auch nicht die ausschlaggebende Stimme, sondern er bleibt im Kern eben ein Primus inter pares. Und alle wichtigen Entscheidungen werden auch gemeinsam im Plenum getroffen. So dass ich glaube, dass es eigentlich eine ganz gute Konzeption ist. Man hat eine gewisse Kontinuität, wenn jemand das länger macht. Er kann sich einbringen, hat dann schon einige Erfahrung. Aber es ist eben kein alleiniger Herrscher. Also beispielsweise, wenn wir den EuGH anschauen, da hat der Präsident die Möglichkeit, die Verfahren zu verteilen. Und wenn Sie sich mit dem Präsidenten nicht gut stellen, dann kriegen Sie kein schönes Verfahren von ihm zugeteilt. Und er kann mit dieser Art und Weise der Zuteilung der Verfahren natürlich auch das Ergebnis etwas steuern, weil er ungefähr weiß, wie die Leute ticken. Das wäre eine sehr, sehr starke Stellung, die aber, glaube ich, problematisch wäre auf Dauer. Was auch nicht so schön ist, denke ich, wenn man, das sehen wir auch beim EuGH,
wenn der Präsident Wahlkampf machen muss, weil jemand anders Präsident werden muss. Und man muss dann also seine Kollegen überzeugen. Das kann auch ja, dysfunktionale Effekte haben. Deshalb finde ich diese Form, dass man von außen bestimmt wird, dass man das über einen längeren Zeitraum macht, gut. Aber es ist nur dann gut, wenn es in einem kollegialen Organ aufgefangen ist. Und das ist in Karlsruhe der Fall. Auch deshalb, weil der Präsident die Präsidentenposition immer wechselt. Wir sind ja ein Zwillingsgericht mit zwei Senaten, jeweils mit 8 Richterinnen und Richter. Und ich war Präsident und Vorsitzender des zweiten Senats. Mein Nachfolger Stefan Habert ist Vorsitzender des ersten Senats. Und insofern haben wir auch hier wieder sozusagen eine Veränderung, eine Machtverteilung. Das führt zu einer inneren Ausgewogenheit, die ich eigentlich für hilfreich erachte. Ja. Grazie, vorrei adesso sollecitarvi a cercare di sciogliere quel punto interrogativo che c'è nel titolo scelto dagli organizzatori, cioè un costituzionalismo europeo punto interrogativo. Forse non tutti sanno, anche nella nostra audience fatta sicuramente di persone molto ben informate, che la tesi di laurea della professoressa Cartabia si intitolava «Esiste un costituzionalismo europeo punto interrogativo». Non so se gli organizzatori hanno scelto questa formula volutamente, ma sicuramente è un bel richiamo. È un tema che già è stato sollevato dall'ambasciatore e dal professor Voscuole. Non c'è una Costituzione europea, ma ci sono le corti nazionali europee e c'è la Corte europea di giustizia. C'è un rapporto di collaborazione, di dialogo, ma anche a volte di frizione, come ha già anticipato Voscuole. Professoressa Cartabia, so che lei è un fautore della collaborazione istituzionale anche fra le istituzioni nazionali. Ecco, con le altre corti e soprattutto con la Corte europea di giustizia, questa collaborazione è reale o è sulla carta? Grazie. E lei ha evocato l'atto di nascita, diciamo così, del mio profilo di studiosa. Era il 1986 e l'interrogativo era legittimo. Devo dire che quel titolo non fu una scelta mia, ma del mio maestro Nida, che ebbe veramente una visione lungimirante, perché in quel momento non si parlava di costituzionalismo europeo. Il dibattito sulla Costituzione europea sarebbe arrivato molti anni dopo, intorno agli anni 2000, ricorderete il dibattito sul trattato costituzionale, che poi non entrò mai in vigore. Ma ecco, forse possiamo partire da lì. Il fatto che quella Costituzione europea, o meglio quel trattato costituzionale, trattato o Costituzione, come diceva simpaticamente Giuliano Amato, maschio o femmina, non era chiaro, che sia fallito quello ed è stato, si è infranto di fronte al voto popolare di alcuni referendum, in particolare la Francia, ma non solo, non vuol dire che sia imploso il diritto costituzionale europeo, che invece a mio parere è fiorito nei decenni più recenti. Io vorrei mettere in rilievo due concetti che mi stanno a cuore, oltre a sottolineare che comunque figlio di quella stagione è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che non c'era nei trattati, e invece riconoscere una Carta dei diritti è un grosso passo di costituzionalizzazione, anche se questa non viene chiamata Costituzione in senso stretto. Però vorrei aggiungere due pilastri che secondo me sono quelli che meglio rappresentano la natura del diritto costituzionale europeo. Quindi adesso alla domanda esiste un diritto costituzionale europeo, direi sicuramente sì, ma bisogna aggiungere di che tipo questo diritto costituzionale europeo. E per me la parola chiave da non dimenticare è pluralismo costituzionale. Ci sono due pilastri, dicevo. Uno è quello, sono termini giuridici, tradizioni costituzionali comuni,
E il secondo è dialogo giurisdizionale, dialogo fra le corti. Tradizioni costituzionali comuni è un termine che viene usato dalla Corte di Giustizia sin dagli anni 60 ed è servito per una costruzione, gli inglesi direbbero bottom up, dal basso, di elementi comuni, principi essenziali condivisi, soprattutto sui diritti fondamentali, ma anche altri principi. Tradizioni non è un minimo comune denominatore, è una realtà viva che evolve, dinamica e che viene distillata, si prende il meglio delle varie esperienze e lo si mette in comune. Secondo me questo è un punto straordinario, si potrebbero, come dire, far tanti esempi, dopo ci torneremo sopra, ma per esempio l'uso del principio di proporzionalità era sconosciuto in Italia come tecnica di giudizio e invece è diventato familiare in questa circolazione di tradizioni, ma anche una certa concezione della privacy rispetto e della tutela della riservatezza della persona rispetto a tutto il mondo del web, dell'internet e delle piattaforme. Qui c'è veramente qualcosa che connota l'Europa, che è comune all'Europa e che la distingue da altre tradizioni. Anche un certo sviluppo dei principi di non discriminazione, per esempio il principio di non discriminazione sulla base dell'età nel nostro paese era sconosciuto e in tanti altri era riconosciuto solo in 3 o 4, ma in questa appunto opera di distillazione del meglio che arriva dai vari paesi, grandi o piccoli, c'è un'evoluzione che ha degli elementi che convergono e però rimangono delle diversità. Questo unito nella diversità che l'ambasciatore aveva riconosciuto all'inizio nel diritto costituzionale è evidentissimo. C'è un terreno comune e ci sono delle peculiarità. Non cerchiamo di eliminare uno dei due poli. La grandezza dell'Europa è proprio tenere insieme un'armonia e una diversità senza necessariamente uniformarci. Guardate che a mio parere è la grandezza di questo esperimento, lo si vede anche dal regime linguistico, no? Non si soffocano le espressioni delle varie lingue, ma si trova il modo di parlarsi comunque. Tutto questo è possibile, ed è il secondo pilastro, se c'è un vero dialogo giurisprudenziale. E qui c'è lo strumento, è un altro caposaldo, è il rinvio pregiudiziale scritto ora nell'articolo 267 dei trattati, e cioè quando ci sono delle divergenze interpretative c'è lo strumento per cui le corti nazionali, anche le corti costituzionali, fermano i loro procedimenti, interrogano la Corte di Giustizia, portano elementi alla Corte di Giustizia, riassumono le cause in un modo che è veramente collaborativo. All'inizio voi potete immaginarvelo, c'era grande timore da parte delle corti nazionali di sottomettersi alla Corte di Giustizia. Io ne avevo scritto nel 1995 e in Italia non era stata ben recepita questa idea che la Corte Costituzionale potesse chiedere, dialogare con la Corte di Giustizia. Infatti il primo rinvio è stato fatto nel 2008, quindi tanti anni dopo. Ma ora le corti, da ultimo mi pare ci sia stato proprio nei giorni scorsi, anche il Portogallo ne ha fatto uso, era un paese che aveva avuto più reticenza, hanno un grande successo ora questi strumenti di dialogo. Perché? Perché a mio parere lì si è capito che non è veramente un problema di gerarchia. Lo ha detto il caro amico Andreas Foscule, non è che dialogando ci si sottomette al potere o all'autorità altrui. Anzi, non si va dalla Corte di Lussemburgo solo per prendere ordini, ma anche per portare elementi. E in Italia abbiamo avuto diversi episodi, ma in particolare una vicenda di grandissimo successo in cui c'era una grande tensione con la Corte di Giustizia, il caso Taricco, è un caso di pochi anni fa con divergenze interpretative importanti sulla prescrizione per i reati di frode fiscale
e si è trovato invece la possibilità di combinare interpretazioni diverse disinnescando il conflitto grazie a questo strumento, ma grazie anche, ed è l'ultima cosa che dico, ai network, ai punti di incontro, alla conoscenza e agli interscambi che ci sono. C'è una conferenza delle corti europee, ci sono tanti raduni delle corti che adesso sono tutti sospesi, ma davvero speriamo momentaneamente, che sono momenti di scambio e di costruzione anche attraverso la conoscenza reciproca e i rapporti personali di questo diritto costituzionale europeo che, lo ribadisco, non è uniformità, ma è unito nella diversità, all'insegna del pluralismo che tiene insieme quello che sembra impossibile possa stare insieme. Professor Voscule, faccio anche a lei la stessa domanda. C'è un costituzionalismo europeo e c'è un dialogo, in particolare con la Corte Europea di Giustizia, o a volte c'è un confronto, anche c'è uno scontro nella famosa sentenza del 5 maggio dello scorso anno, c'era un'espressione che adesso la traduco così un po' forse liberamente, non che la sentenza della Corte Europea di Giustizia non era sufficientemente motivata, sono parole molto forti, hanno giudicato altri giuristi. Ecco, mi chiedo un po' a lei queste cose e ci aggiungo quello che ha segnalato l'ambasciatore, cioè c'è il rischio, se lei vede un rischio di egemonia tedesca o in qualche modo di un rapporto asimmetrico fra la corte tedesca e quella di altri paesi. Vielen Dank für diese wichtige Frage. Zunächst muss man, glaube ich, einstellen, dass diese Entscheidung vom 5. Mai nicht vom Himmel gefallen ist, sondern sie basiert auf einer Rechtsprechung, die es seit 25 Jahren gibt. Und konkret zu dem EZB-Problem waren wir seit 5 Jahren in einem sehr engen Kontakt mit dem EuGH. Und wir sehen es weiterhin. Nach der Beendigung meiner Amtszeit war der EuGH schon wieder zu Besuch in Karlsruhe. Man hat sich dort auch über dieses Urteil ausgetauscht. Man spricht miteinander, man hat hier gute Lösungen auch insgesamt gefunden. Das heißt, es geht weiter. Die Kommunikation ist dadurch nicht unterbrochen. Sie ist in unserer Wahrnehmung eher wieder etwas geöffnet worden. Und zwar in einer produktiven Weise, weil wir nochmal deutlich machen konnten, dass wir bestimmte Dinge nicht so sehen und der EuGH sich auch in bestimmten Bereichen, sagen wir mal, nicht sehr stark bewegt hat in diesem Dialog. Und Dialog heißt eben auch, dass man auch zuhören muss und beide Seiten zuhören muss. Und da kommt es dann auch mal, wenn man diesen Dialog offen halten will und es eben nicht zu einem hierarchischen System machen will, kommt es auch einmal zu einem Konflikt, der aber sehr selten ist. Warum haben wir diese harschen Worte gebraucht, wie Sie es gerade formuliert haben, lieber Herr Merli? Das hat was mit eben der Europarechtsfreundlichkeit des Gerichts zu tun. Insofern ist es ein gewisses Paradox. Damit die Anforderungen sehr, sehr hoch sind für einen solchen Ultra-Vires-Akt, müssen wir sozusagen sie auch dementsprechend formulieren im Maßstab. Sonst könnte man jedes Urteil, das einem nicht gefällt, unter Hinweis auf diese Ultra-Vires-Doktrin für nicht anwendbar im eigenen Land halten. Das gerade wollten wir vermeiden. Und deshalb haben wir in verschiedenen Entscheidungen die Anforderungen an einen solchen Akt sehr, sehr hoch geschraubt. Sodass uns in Deutschland vorgeworfen ist, diesen Ultra-Vires-Akt gibt es gar nicht in der Praxis, weil die Anforderungen sind so hoch, dass sie nicht erfüllt werden können. Und dementsprechend sollten wir doch aufhören, davon zu sprechen. Wir würden nur so tun, als wenn es das geben würde. Und daran erkennt man, dass es eben wirklich ein absoluter Ausnahmefall ist. Es ist nicht die normale Praxis. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das Vorbild sein wird für viele andere Gerichte. Das erkennt man auch daher, dass ungefähr 2/3 der Verfassungsgerichte über ähnliche dogmatische Figuren verfügen. Auch das italienische Verfassungsgericht
hat mit der Figur der Controllimiti eine dogmatische Figur, mit der sie genau das erreichen kann und genauso argumentieren kann, wie wir mit der Ultraviruskontrolle oder mit der Identitätskontrolle. Auch viele andere Verfassungsgerichte haben so etwas wie einen letzten Vorbehalt. Das liegt daran, dass die meisten Verfassungsgerichte der Meinung sind, dass die Mitgliedstaaten noch Herren der Verträge sind und dass insofern eine vollständige Autonomie und ein absoluter Vorrang schon konstruktiv nicht möglich sein kann, weil sie einen Übertragungsakt brauchen, der mit der eigenen Verfassung in Einklang steht. Das ist, glaube ich, wirklich herrschende Meinung in Europa. Sie werden wenige Verfassungsgerichte finden, die das im Grundsatz anders sehen. Unsere Entscheidung spielt nur eine Rolle für Deutschland. Ich kann das mit der Hegemonie nicht erkennen. Diese Entscheidung hat natürlich viel Aufmerksamkeit erzeugt und es gibt eine alte Diskussion darüber, dass Deutschland ein Hegemon sein könnte. Insofern mag das historisch sozusagen nahezu liegen, diese Frage zu stellen. Aber das Interesse des Bundesverfassungsgerichts war immer das Interesse an einem starken horizontalen Austausch, an einer extremen Kommunikation mit allen Gerichten. Und es hat sicherlich immer eine gewisse Aufmerksamkeit erfahren, aber es war nie unser Bestreben, sozusagen da Vorbild für andere zu sein oder ihnen sozusagen das auch nahezulegen. Ganz im Gegenteil, in der öffentlichen Diskussion ist, glaube ich, die Tariko-Figur der Korte ist ein viel, soll man sagen, ein stärkeres Argument. Es wird von vielen als sehr charmant und trotzdem in der Sache hart begriffen. Man hat dem Gericht ja einfach zweimal dieselbe Frage vorgelegt und hat ein gutes Ergebnis dabei erzielt und hat gemeinsam gelernt und hat diesen etwas härteren Konflikt vermieden. Das finden wir auch sehr überzeugend und haben uns auch überlegt, ob das eine Möglichkeit wäre. In diesem Fall, das ist jetzt sehr juristisch, klappte das nicht, weil wir schon ein Vorlagenverfahren auch hatten. Aber auch daran sehen wir, wir lernen voneinander und wir wollen ein Europa der Vielfalt und nicht ein Europa, das nach der Pfeife eines Gerichts tanzt, auch sicherlich nicht des Bundesverfassungsgerichts. Insofern, ja, ich weiß, dass es diese Diskussion gibt, auch im Verfassungsblock hat es dort eine solche Diskussion gegeben. Ich kann nur sagen, dass ich sie auch aus der Erfahrung des Umgangs mit den Kolleginnen und Kollegen nicht so recht nachvollziehen kann. Es wird eher von außen an die Gerichte herangetragen und ich glaube, das ist auch nicht sehr, sehr hilfreich. Wie gesagt, unsere Rechtsprechung hat sich nicht geändert, grundsätzlich in den letzten 25 Jahren. Es ist jetzt einmal zu einer Entscheidung gekommen, die wo es ein bisschen gekracht hat, aber das macht, ändert nichts an der starken Kooperationsstruktur, in der wir leben und in der wir agieren und die auch im Grundsatz weiter völlig unbeschädigt ist. Non vi voglio chiedere di spogliarvi completamente delle toghe, che siano rosse o nere, ma vi chiederei adesso magari una risposta che non è solo del giurista, ma insomma di allargare un attimo lo sguardo, proprio parlando della sentenza del 5 maggio dello scorso anno. Non c'è dubbio che questa possa aver avuto o avrà degli effetti anche di carattere più generale, io credo, sulla integrazione europea, anche per il ruolo così importante che la Banca Centrale Europea ha svolto, soprattutto in questi anni di crisi. Ecco, quindi vi chiedevo un po' un'analisi di questi effetti di più ampio respiro, diciamo non solo giuridico, sull'integrazione europea, direi prima visto dall'Italia e poi visto dalla Germania. Professoressa Cartabia. Grazie.
Beh, è un po' delicato commentare, diciamo così, questa sentenza, ma vorrei fare qualche osservazione da parte mia. Innanzitutto riprendendo un'affermazione del presidente Foscule, quando fa riferimento a delle figure dogmatiche che sono comuni a tanti corti costituzionali che vogliono lasciare l'ultima parola della custodia della Costituzione nazionale in mano alle corti nazionali. Ed è vero che c'è questa comunanza, anzi la Corte italiana e quella tedesca l'hanno elaborata negli anni 70. Il diritto europeo deve prevalere sul diritto interno perché sennò non sarebbe unito, ma c'è un ultimo punto in cui le corti nazionali possono controllare. Noi l'abbiamo detto la prima volta nel 73, la dottrina Zolang era del 74 e siamo andati avanti parallelamente. La nostra si chiama controlimiti, cioè cediamo la sovranità, accettiamo limitazioni di sovranità, ma ci sono controlimiti a queste limitazioni. Vero, però secondo me c'è stato a un certo punto questa figura dogmatica si è differenziata e direi ha incominciato a differenziarsi un po' con Maastricht-Urteil e poi con Lissabon-Urteil, perché la Corte tedesca riteneva necessario tenere l'ultima parola sulle competenze, mentre questa non è mai stata una preoccupazione della Corte italiana, che si è sempre preoccupata dei diritti e dei principi costituzionali fondamentali, di poter mantenere un'ultima possibilità di dire no al diritto comunitario se ci fosse stata una violazione dei diritti, del nucleo essenziale dei diritti della persona e dei principi costituzionali. La Corte italiana non ha mai messo in campo gli ultra vires, cioè la possibilità di controllare l'eventuale incompetenza delle istituzioni europee. E secondo me questa è una grande differenza che spiega la seconda differenza nel modo con cui abbiamo usato gli stessi strumenti, che sembra una differenza solo di tonalità. La sentenza del 5 maggio è una sentenza che è finita in un conflitto, le sentenze della Corte Costituzionale italiana invece sono sempre riuscite in qualche modo a ricomporlo il conflitto prima che esplodesse. Perché? Perché quando si tratta dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali essenziali, diciamo qualcosa che è in comune, che si tratta di trovare l'interpretazione comune, si può accomodare il diritto interno e l'interpretazione europea. Se il conflitto è sulla competenza, devo tracciare una linea rossa, fino a qui arrivi e oltre di lì non arrivi, per cui è un tipo di uso della stessa idea, ultra vires e contro limiti sembrano uguali, ma danno, secondo me, degli esiti diversi. Qui si è differenziato un po' la nostra strada, che era partita insieme sullo stesso binario, ma mi pare ci sia stata un po' una distinzione. Sugli effetti della sentenza del 5 maggio io vorrei fare solo due osservazioni da profana, qui veramente il presidente Foscule può dire di più. Io ho questa impressione che lo specifico conflitto, quello che riguardava il programma della Banca Centrale Europea, l'acquisto sui mercati secondari dei debiti di Stato, insomma l'oggetto che ha scatenato quel caso si è risolto velocemente anche per la risposta molto pronta delle istituzioni politiche tedesche ed europee. Tedesche perché il Bundestag ha immediatamente fatto sapere con una mozione che le informazioni ricevute dalla Banca Centrale erano soddisfacenti per gli standard che aveva posto la Corte Costituzionale tedesca e quindi ha immediatamente disinnescato il possibile conflitto. Quello che a me desta un pochino più preoccupazione, non sono certo io la prima a dirlo, Andreas, credo che tanti l'abbiano fatto presente, è il possibile effetto emulativo da parte, l'effetto domino, che altre corti costituzionali che però non hanno alle spalle magari delle istituzioni politiche così forti, così pronte a reagire,
possano seguire un esempio e determinare una serie di conflittualità anche su altri terreni, non necessariamente quello della banca centrale, che potrebbero portare molta entropia e molta frammentazione in Europa. Credo che tuttavia anche la risposta alla pandemia data dalle istituzioni europee con Next Generation EU sia stata una risposta molto importante che ha mostrato una capacità di coesione, io credo davvero storica. Lei giustamente, dottor Merli, diceva non abusiamo di questo aggettivo, ma questa volta è il caso di usarlo, perché davvero si è rivista quell'Europa delle origini capace di oltrepassare le divergenze per un bene condiviso e comune che si esprime in una vera solidarietà. Penso che tutto questo, diciamo così, abbia tolto gli elementi appuntiti di un possibile episodio un po' graffiante per l'Unione Europea e lo abbia ricondotto appunto in una fase più in una dimensione sicuramente meno dirompente e meno distruttiva di quello che avrebbe potuto essere. Ja, vielen Dank. Das waren jetzt nachdenkliche Worte von Marta Cartabia. Wir sind uns einig darin, dass wir gerade jetzt in der Krise zusammenstehen müssen und dass wir die Krise hier auch ein Katalysator ist, dass er uns auch helfen wird, bestimmte Friktionen zu überwinden. Das sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube aber auch, dass also die Grundwerte, die wir uns versprochen haben, auch in der Krise weiter Relevanz haben und dass wir insofern auch Dinge nicht unter den Tisch kehren können, die problematisch sind. Also wenn sich Institutionen nicht an die Verträge halten oder jedenfalls sehr weit von den Verträgen entfernen, wenn sich in einzelnen Mitgliedstaaten rechtsstaatliche Strukturen auflösen. Ich glaube nicht, dass wir aufgrund der Pandemie hier weggucken sollten und sagen sollten, nein, das wird jetzt alles wieder gut, sondern wir müssen gerade die Krise nutzen, die Dinge auch sehr klar anzusprechen. Und das wird schwierig werden, aber es wird, glaube ich, auch die Möglichkeit geben, dann wieder neu zueinander zu finden. Und ja, ich will das an dem Beispiel mit der Entscheidung deutlich machen, was diese Entscheidung insgesamt gebracht hat oder was dieser Prozess gebracht hat. Das ist ja, wie gesagt, ein längerer Prozess. Als wir das erste Mal eine Vorlage gemacht haben an das Gericht, an den EuGH, gingen die meisten Mitgliedstaaten davon aus, dass das Handeln der EZB nicht kontrollierbar ist und dass das Handeln der EZB auch nicht rechtlich gebunden ist. Also eine Institution, die sozusagen freischwebend mit einer geringen demokratischen Legitimation sehr, sehr weitreichende Entscheidungen trifft. Das führt nicht zu dem Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger, was am Anfang beschworen worden ist. Und auch deshalb ist es war es ein Grund, da nachzufragen. Und der EuGH ist uns nicht in allen Dingen gefolgt, aber in seiner ersten Entscheidung, Herr Auweiler, hat er eine ganze Reihe von Fragen in einer Art und Weise beantwortet, wie wir das auch gesehen haben. Er hat gesagt, die EZB ist an das Recht gebunden. Diese Rechtsbindung kann kontrolliert werden. Das Verbot der unmittelbaren Staatsfinanzierung darf nicht faktisch umgangen werden. Es müssen Sicherungen dafür vorliegen. Also wir haben gemeinsam in diesem Verfahren eine Reihe von rechtlichen Grundfragen geklärt und insofern glaube ich auch die europäische Rechtsordnung hier bereichert. Und es ist nicht ohne Grund, dass der damalige und jetzige Präsident sagte, dieses erste Vorlagenverfahren sei ein Höhepunkt der Kooperation der Gerichte untereinander, weil sie genau das geschafft haben. Und natürlich gibt es dann auch Konstellationen, in denen man weiter auseinander ist. Aber auch von diesen Konstellationen lernt man. Lernen wir als Verfassungsgericht in der Diskussion, die wir jetzt haben, und lernt aber auch der EuGH. Und ich glaube, das ist ein produktiver Prozess. Und der Prozess kann nicht so sein, dass man aus
politischen Erwägungen, weil eine Verhaltensweise missbraucht werden könnte von anderen, dass man deshalb vom Pfad des Rechts abweichen sollte. Wenn es richtig ist, was gerade Marta Cartabia gesagt hat, dass also Controlimiti immer noch eine Figur ist, die das italienische Verfassungsgericht benutzen würde, dann ist auch die Situation vorstellbar, dass eine Entscheidung des EuGHs wegen Controlimiti nicht anerkannt wird. Und dann haben wir genau dieselbe Situation, in der sich also auch das Bundesverfassungsgericht hier befunden. Natürlich ist das nicht schön, dass man das Gefühl hat, man bekommt falsche Freunde. Aber es kann nicht Aufgabe von Gerichten sein, sich daran zu orientieren, wer könnte diese Rechtsprechung missbrauchen und wie sind sozusagen die Zustimmungswerte. Damit würde man sich selbst angreifbar machen und gerade genau das erreichen, was man hier eigentlich nicht erreichen möchte. Wir wollen unabhängige, starke Gerichte haben. Also insofern glaube ich, bleibt einem in einer solchen Konstellation, in der wir uns da befunden haben, kein anderer Weg, wenn man nicht aus übergeordneten Gründen eine Entscheidung nicht treffen will, die man rechtlich für geboten hält. Und ich halte es für schwierig, auch in Zeiten der Krise hier von dem, was wir uns ursprünglich versprochen haben, abzuweichen. Und wir wollen keine Gerichte, die nach politischer Einschätzung der Gesamtlage entscheiden, sondern wir sollen nach Gesetz und Recht entscheiden. Und dazu gehören eben auch die Verträge. Und ich glaube, dass insofern das, was wir gemeinsam jetzt der EuGH und das Bundesverfassungsgericht dazu entschieden haben, insgesamt das Rechtsregime für die EZB geklärt hat und dass insofern die Legitimation auch viel höher ist. Dadurch, dass bestimmte Dinge geklärt worden sind, dadurch, dass jetzt zum Beispiel die EZB ihre Entscheidung viel weitreichender begründet, als sie das vorher getan hat und deutlich macht, dass sie auch andere Dinge in Bezug nimmt, ist die Akzeptanz und das Vertrauen in diese Institution doch viel größer geworden, als es vorher der Fall war. Ich finde, dass diese sozusagen positive Wirkung sowohl für den deutschen Rechtsraum als auch für den europäischen Rechtsraum etwas unterschätzt wird. Es ist kein Zufall, dass die europäische Integration in Deutschland besonders viel Unterstützung bei den Bürgerinnen und Bürgern hat. Warum? Ein zentraler Grund ist ein starkes Verfassungsgericht, das sich immer wieder mit Fragen der europäischen Integration beschäftigt hat und deutlich gemacht hat, dass die Wege, die dort eingeschlagen sind, richtig sind und mit dem Grundgesetz vereinbar sind, auch wenn das manchmal schwergefallen ist. Aber das hat den Boden für eine weitergehende Integration bereitet und ein starkes Fundament geliefert. Und ich glaube, dass man insofern etwas zu kurzsichtig auf diesen Konflikt schaut, wenn man meint, indem man sozusagen schweigt und die Dinge nicht anspricht, würde man die Integrationsfähigkeit und Willigkeit stärken. Grazie, avrei diverse altre cose che vorrei chiedere a entrambi, ma vedo che ci stiamo avvicinando anche alla fine del tempo che ci è dato a disposizione, quindi vorrei anche girarvi alcune delle domande che sono uscite dal pubblico molto brevemente. Una di queste riguarda una domanda se il trattato costituzionale che non venne poi ratificato nel 2005 ha in qualche modo lasciato qualcosa nel trattato di Lisbona o è troppo ottimista dal punto di vista europeista affermare che la Costituzione è uscita dal nome, ma il lavoro comunque della Convenzione in qualche modo sia stato recepito. Quali sono possono essere i prossimi passi di questa Costituente europea? E c'è un'altra domanda, ne raggruppo alcune in modo che poi voi possiate rispondere. C'è un'altra domanda che riguarda il discorso che abbiamo fatto sulla comunicazione, dove si colloca il confine fra cercare di spiegare l'operato della Corte e cercare il consenso, credo che in parte ne abbia parlato il professor Voskuhl nel suo primo intervento, e c'è un tema di sovraesposizione mediatica della Corte. Queste sono
alcune delle domande che erano uscite e infine c'è una domanda per la professoressa Cartabia che si riferisce al dialogo fra le corti, ma secondo questo interlocutore forse troppo peso viene dato all'economia nella giurisprudenza di Lussemburgo. Professor Voskuhle, darei la parola a lei per primo. Ja, vielen Dank. Also in der Kommunikation nach außen sind Marta Cartabia und ich, glaube ich, sehr, sehr nah beieinander. Und uns beiden war auch in den Gesprächen, die wir darüber geführt haben, immer bewusst, dass es natürlich schwierig ist. Also es ist eine Gratwanderung aus zu viel Kommunikation und zu wenig. Und insofern kann ich demjenigen, der gefragt hat, ist das denn nicht vielleicht zu viel, kann ich nur sagen, darüber denken wir nach, das muss immer wieder neu justiert werden. Und ich habe bei vielen Dingen, die der Präsident machen muss, auch immer eben den Senat oder das Plenum gefragt, damit wir eine gemeinsame Haltung hier entwickeln können, weil die Dinge eben schwierig sind. Man muss in gewisser Weise zurückhaltend sein, man darf sich nicht in den politischen Prozess begeben, man darf zum Beispiel nicht bei einer Talkshow auftreten, das würde ich nie tun. Aber ist es nicht auch sinnvoll, mal vor einem größeren Publikum etwas zu sagen? Eine andere Frage, die sich jetzt stellen wird, die ich noch nicht beantworten kann, aber die sich gestellt hat in der Zeit, in der ich da war, sollen wir nicht auch mal in einem Blog auftreten? Also es gibt ja alle möglichen Blogs, die jungen Leute schauen sich das an. Und wenn man Leute erreichen will, die nicht die FAZ lesen oder die Süddeutsche Zeitung und die nicht Fernsehen gucken, sondern die im Internet unterwegs sind, muss man da mehr machen? Muss man da neue Formate finden? Das sind schwierige Fragen, aber wir müssen uns die, glaube ich, vorlegen. Das scheint mir wichtig zu sein. Noch ein Wort zum Verfassungsvertrag. Der Verfassungsvertrag, also der Gedanke, ist ja weitgehend in den Lissabon-Vertrag übernommen worden. Es sind ein paar technische Details dazugekommen. Man hat das mit einem anderen Label versehen. Aber sehr, sehr viele Gedanken aus dem Verfassungsvertrag sind übernommen worden. Und ein zentraler Baustein, das sehe ich genauso wie Marta Cartabia, ist die Grundrechtecharta. Die hat das gemeineuropäische Verfassungsrecht auf eine andere Ebene gehoben. Und die wird auch weiter scheinen und das wird unser Fixpunkt sein. Und es ist kein Zufall, dass der erste Senat in einer Entscheidung vom vorletzten Jahr, Dezember, jetzt auch diese Grundrechtecharta zum eigenen Maßstab nimmt und versucht, hier auch am gemeineuropäischen Konkretisierungsprozess teilzuhaben in den Bereichen, in denen eben eine Vollharmonisierung stattgefunden hat. Wir erkennen daran, dass wir versuchen müssen, hier einen einheitlichen Standard zu entwickeln. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir das auch erreichen werden. Was hilfreich wäre, wenn die Europäische Union, wie es eigentlich vorgesehen ist im Vertrag, der Menschenrechtskonvention beitreten würde. Das hat der EuGH bisher in seinem Gutachten verhindert. Ich hoffe aber, dass wir hier nochmal Bewegung reinkommen. Das würde es noch erleichtern, hier einen weiteren Schritt zu machen, eben eine sozusagen gemeinsame Grundrechtsinterpretation zu haben, die immer noch Raum für Unterschiede lassen sollte. Also es gibt spezielle Bereiche, da sind Mitgliedstaaten empfindlich. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel bei uns das Verhältnis von Staat und Kirche sehen oder auch in Italien, das ist anders als in einem laizistischen System. Und darauf muss man auch in gewisser Weise Rücksicht nehmen. Da muss man vorsichtig sein, aber in vielen anderen Bereichen sind wir einer Meinung und werden, glaube ich, auch sehr schnell in den nächsten Jahren noch stärker gemeinsame Standards entwickeln. Professoressa Cartabia. Eccomi. Ho poco da aggiungere perché condivido e sottoscrivo le affermazioni del Presidente Voskuhle. Sulla comunicazione, dopo aver condiviso i rischi di sovraesposizione, dopo aver sottoscritto quello che lui dice,
Aggiungerei forse solo questa osservazione. Sicuramente è un problema di misura, ma è anche un problema di contenuti. Io mi sono data come bussola sui miei interventi da presidente di intervenire soltanto per far parlare la Corte, per far conoscere la Corte. Mi sono sempre astenuta dal approfittare, diciamo così, dell'attenzione mediatica per esprimere opinioni personali o anche, diciamo così, alte, ma insomma a titolo personale. Questo credo che sia un piccolo aiuto in questo lavoro di equilibrio, non troppo, non troppo poco, non sovraesposti, ma neanche deficit di comunicazione, che effettivamente è delicatissimo e dipende molto dalle circostanze. Sul trattato costituzionale, anche io penso che non sia andato tutto perduto, c'è la carta, ci sono altre cose che sono confluite nel Trattato di Lisbona. Soprattutto bisogna ricordare la lezione di quel passaggio storico. Lì anche recentemente è stato sottolineato da qualche commentatore in Italia, forse l'errore è stato di voler fare un passo troppo lungo. L'Europa ha nel suo DNA quel metodo indicato nella dichiarazione Schuman, per cui l'Europa non si fa d'un tratto, ma si fa per piccoli passi, no? Un incessante cammino, ma non con dei momenti fondativi o rifondativi da zero. Ecco, io penso che forse lì il problema del trattato costituzionale sia stato più che nelle singole scelte, di cui alcune appunto si è capitalizzato, la carta e altre cose, ma nella modalità che sembrava voler come fare una palingenesi, diciamo così, dell'Unione Europea, e che ha determinato una reazione di rigetto. Credo che questo sia un punto che rimanga importante nella storia dell'Unione stessa. L'altra domanda in cui si diceva come si fa a dialogare con la Corte di Giustizia, che ha una prospettiva sempre solo economica, ma sì e no, nel senso che appunto questo fenomeno di costituzionalizzazione graduale, la Carta dei diritti, ma anche l'interlocuzione con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, anche io penso che sarebbe molto maturo il tempo per un'adesione dell'Unione alla Convenzione Europea in questo diciamo così, tessuto comune che tutti contribuiscono a costruire, ha in realtà arricchito anche il punto di vista della Corte di Giustizia, e comunque è una ragione in più per dialogare, proprio perché se ci fosse il rischio che un determinato problema venisse trattato dalla Corte di Giustizia solo da una prospettiva, beh, è proprio lì la ragione per dialogare, per portare una prospettiva diversa e quindi contribuire a una visione d'insieme più equilibrata. Difficile dialogare quando si parte da punti di vista diversi, ma è il bello del dialogo, che ascoltando l'altro mi si illumina come con un fascio di luce un'angolatura, un aspetto, un dettaglio che non avevo io stessa considerato. Allora, vorrei ringraziarvi per gli interventi di straordinario interesse, con accenti diversi e anche qualche espressione di sempre molto ben educato e molto moderato dissenso, ma sicuramente su una linea comune, come diceva la professoressa Cartabia, unità nella diversità. Sicuramente ringrazio anch'io di cuore la professoressa Cartabia, il professor Foscule e lei, dottor Melli, per averci guidato in questo dibattito che è stato molto molto stimolante, terribilmente attuale, ma anche incoraggiante, perché ci ha confermato che la velocità di integrazione e di costruzione di questo spazio comune in Europa, come da quando esiste la comunità e poi l'Unione Europea, è un processo lento, ma ci avete rassicurato sul fatto che non ha perso assolutamente la direzione, non ha perso assolutamente l'idea dell'obiettivo verso il quale stiamo tutti insieme avanzando. Ringrazio veramente di cuore, ringrazio la professoressa Maria Carolina Foi, l'Istituto
per aver organizzato questa serata e ringrazio quanti sono rimasti collegati con noi fino a questo momento. Faccio anch'io un'ultima parola di ringraziamento, è davvero sentito, davvero di cuore, all'ambasciatore che ci ha accompagnato, ma soprattutto in questo caso alla ricchezza di questo dialogo che si è sviluppato fra Marta Cartabia e Andrea Foscule. E ringrazio naturalmente anche molto Alessandro Melli che ha condotto la discussione fra di voi, e un ringraziamento caloroso anche agli amici della rivista Il Mulino per la loro costruttiva collaborazione. E infine, da non da ultimo, vanno ringraziati chi ci ha seguito finora, l'interprete Johannes Hampel, la nostra regia tecnica. Ringrazio moltissimo ancora e saluto cordialmente tutte e tutti. Arrivederci.